Riconosciamo di essere mendicanti dell'amore di Dio perché il peccato ci impoverisce, ci isola attraverso una cecità dello spirito che impedisce di fissare lo sguardo sull'amore che dà la vita. Questa è l'esortazione del Papa alla celebrazione penitenziale in San Pietro che ha aperto le 24 ore per il Signore, l'iniziativa del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione che quest'anno ha assunto un carattere giubilare. Da Papa Francesco l'invito a non soffermarsi su ciò che è superficiale e che, ha spiegato nell'omelia commentando il brano evangelico del cieco nato Bartimeo, rende insensibili agli altri e al bene, non cedendo alle tentazioni che hanno la forza di annebbiare la vista del cuore e di renderlo miope. Quanto è facile e sbagliato credere che la vita dipenda da quello che si ha, dal successo o dall'ammirazione che si riceve, che l'economia sia fatta solo di profitto e di consumo, che le proprie voglie individuali debbano prevalere sulla responsabilità sociale. Guardando solo al nostro io, diventiamo ciechi, spenti e ripiegati su noi stessi, privi di gioia e privi di libertà. Come negli altri anni, il Pontefice ha compiuto il gesto di inginocchiarsi davanti ad un confessionale della Basilica Vaticana per ricevere l'assoluzione da uno dei sacerdoti presenti. Quindi ha preso a sua volta posto all'interno di un confessionale per amministrare lo stesso sacramento ad alcuni giovani della diocesi di Roma e vi è rimasto per oltre un'ora e mezza. Il pensiero del Papa è andato proprio ai pastori, chiamati ad ascoltare, ha detto il grido di quanti desiderano incontrare il Signore, rivedendo comportamenti, rigidità, orari e programmi che a volte non aiutano ad avvicinarsi a Gesù. Noi siamo stati scelti, noi pastori, per suscitare il desiderio della conversione, per essere strumenti che facilitano l'incontro, per tendere la mano e assolvere, rendendo visibile e operante la sua misericordia. Che ogni uomo e donna che si accosti al confessionale trovi un padre. Trovi un padre che lo aspetta, che trovi il padre che perdona. C'è purtroppo qualcuno che non vuole fermarsi ad ascoltare chi grida il proprio dolore, ma così, ha notato il Papa, si rimane distanti dal Signore e si tengono lontani da Gesù anche gli altri. Quindi buttiamo via ciò che impedisce di essere spediti nel cammino verso di Lui per arrivare all'abbraccio del Padre e fare festa nel nostro cuore. Non rimaniamo seduti, rialziamoci, ritroviamo la nostra statura spirituale. In piedi, la dignità dei figli amati che stanno davanti al Signore per essere da Lui guardati negli occhi, perdonati e ricreati. La parola forse che oggi arriva al nostro cuore è la stessa della creazione dell'uomo. Alzati, Dio ci ha creati in piedi, alzati.